Presenti 315, votanti 314, maggioranza 158, favorevoli 180, contrari 2, astenuti 132, il Senato approva. Erano le 9:30 ieri sera quando il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per il rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Grazie ai 20 voti dell'UDC la maggioranza ha potuto contare su ben 180 sì, di gran lunga più dei 158 necessari al via libera. In soccorso all'esecutivo sono arrivati anche i voti di 4 senatori a vita, 132 invece gli astenuti che a Palazzo Madama contano come voti contrari, Forza Italia, AN, Lega e DC per le autonomie. E dopo il via libera è scoppiata subito la polemica tra i due poli, il centrodestra accusa Prodi di non avere la maggioranza in politica estera. Senza i voti dell'UDC e dei senatori a vita dicono il governo non avrebbe raggiunto il quorum. Mentre dal Sud America, dove si trova in viaggio diplomatico, il professore sottolinea che la sua maggioranza si rafforza sempre più, mentre definisce l'astensione della Casa delle Libertà incomprensibile per il popolo italiano e per i nostri alleati.